Avete presentato un emendamento per dare la possibilità di destinare il 5 per 1000 al fondo rimpatri. Non trova che sia un po' incoerente, visto che avete sempre detto che i soldi degli italiani non dovevano essere destinati agli immigrati? Beh, in questo caso non sono destinati agli immigrati, sono destinati a riportare gli immigrati a casa loro, quindi è perfettamente coerente con quello che abbiamo sempre detto. Oggi i soldi del 5 per 1000 sono soldi che vanno al terzo settore, in molti casi anche alle ONG che raccolgono gli immigrati in giro per il Mediterraneo. Penso che sia giusto dare la possibilità agli italiani anche di investire insomma, di investire le risorse dello Stato del 5 per 1000 anche per fare il percorso diametralmente opposto. È una scelta di libertà, perché sappiamo che il 5 per 1000 è una cosa volontaria. Quindi mi pare un'ottima iniziativa. Aggiungo per ricordare che sul tema degli immigrati e coerentemente con la domanda che lei mi fa, abbiamo presentato un altro emendamento che è una proposta storica di Fratelli d'Italia, finora sempre bocciata, che è il principio che sancisce che lo Stato italiano in nessun caso può spendere per un immigrato richiedente asilo più di quanto spenda per un pensionato sociale italiano. Perché è intollerabile che nell'Italia di oggi un pensionato italiano debba campare con 480 euro e per mantenere un immigrato richiedente asilo lo Stato ne spenda il doppio, più del doppio in alcuni casi.